Saluto anzitutto Ania e tutte le persone che saranno collegate a questa, diciamo, videocatechesi, chiamiamola così, che Ania mi ha chiesto nei giorni scorsi di fare a proposito dei temi di strettissima attualità del testamento biologico e dell'eutanasia. Sappiamo che è stata appena approvata dal Senato una legge che disciplina la possibilità di fare queste dichiarazioni anticipate di trattamento, con cui è data facoltà all'individuo di disporre anticipatamente di alcune cose inerenti appunto alla disposizione circa il proprio stato, diciamo così, di salute, eventuali trattamenti da disporre o non disporre in caso di certe patologie e di connessione, diciamo così, vicinanza con il fine vita. E al tempo stesso viene, diciamo così, viene depenalizzato un eventuale comportamento del personale medico che facesse o omettesse di fare alcune cose. E non solo viene depenalizzato, ma i medici sono obbligati ad attenersi a queste disposizioni anticipate di trattamento purché siano date, diciamo, nella forma prescritta dalla legge. Ora vi dico subito, durante questa trasmissione è possibile, diciamo così, interagire. Sapete tutti quanti che su Facebook durante le dirette si possono scrivere dei commenti. Io chiaramente al volo li percepisco e cercherò eventualmente di interagire con gli ascoltatori, insomma. Allora, le questioni che pone questo tipo di problematica sono diverse. Chiariamo anzitutto la terminologia. Testamento biologico è chiaramente un termine mutuato dall'ordinamento giuridico, perché noi sappiamo che chiunque può disporre, può fare testamento, quindi disporre dei propri beni e patrimoniali, fermo restando certamente la possibilità di, cioè non la possibilità, il dovere di non violare quelli che sono i cosiddetti eredi legittimi. Adesso non facciamo una lezione di diritto, vi dico queste cose insomma, perché io conosco un pochettino la legge italiana, avendola a suo tempo studiata. Chiamare testamento biologico vuol dire che io non sto facendo delle disposizioni di beni patrimoniali, ma di beni non patrimoniali, cioè che riguardano la vita. Per cui la grande questione morale che viene posta è: i beni che riguardano la vita sono beni disponibili da un punto di vista giuridico o indisponibili? Cioè è lecito a un essere umano disporre di queste cose? Punto interrogativo. E lo vedremo perché ci sono delle risposte che non serve fare riferimento esplicito a temi di morale cattolica, così poi ti direbbero: ah, tu sei cattolico, pensi queste cose, e invece non è così. Vedremo subito che, come per l'aborto del resto, la problematica non è religiosa, è una problematica, come dire, morale, etica, più ampia, d'accordo? Per cui se tu accettassi questa cosa dovresti giungere ad alcuni paradossi, d'accordo? Eutanasia invece viene dal greco eu, thanatos, che significa morte, cioè morte bella sarebbe, morte buona, morte dolce, ecco. E che cosa è l'eutanasia? L'eutanasia è la possibilità di porre fine alla vita umana forzando il corso libero della natura. Come? O con comportamenti, diciamo così, commissivi, si dice tecnicamente, cioè ti faccio una siringa, d'accordo, e ti faccio passare all'altro mondo, per essere insomma spiccioli e chiari, ecco. Oppure con comportamenti omissivi, d'accordo? Quindi interrompo una terapia, stacco la spina, interrompo l'alimentazione. Per cui, per esempio, mettiamo subito le mani avanti, nelle polemiche dei giorni scorsi che avete sentito dai telegiornali, qualcuno dice: ma non esiste, questa non è una legge sull'eutanasia, perché l'eutanasia attiva non è consentita. E in effetti è consentita soltanto l'eutanasia, come dire, non attiva, cioè nelle DAT, per esempio, si può chiedere di non essere sottoposti a certi trattamenti identificati aprioristicamente come eccessivi, o addirittura
sospendere anche l'alimentazione e l'idratazione. Allora, cioè, sono cose completamente assurde, no? Perché, cioè, e tu dici, ah, se tu fai così però non è eutanasia, tu non l'hai ucciso una persona, dico, come non è eutanasia? Cioè, se io prendo un essere umano, d'accordo, un bambino, supponiamo, io sono il padre di un bambino, cioè, se il bambino non mangia, muore, se io non gli do da mangiare, quello morirà, se mi prendono, se il magistrato mi incrimina per omicidio del bambino, dice, ah, ma io non gli ho fatto mica niente, mica gli ho dato una rivolverata, non gli ho dato da mangiare, ma se il bambino non mangia muore, cioè, quindi che significa? Chi è tenuto a intervenire, se lo liberi dal dovere di intervenire, e chi dovrebbe essere sottoposto a quel trattamento, se può rifiutarsi in maniera anticipata, non c'è nessuna possibilità di... E, come dire, di salvarsi, di uscire, insomma, da questa cosa. È omicidio, non è assolutamente un qualche cosa di indifferente, d'accordo? Ecco, quindi questo l'abbiamo visto. Allora, adesso i valori in causa. Allora, il primo valore in causa è questo qui. La vita umana è un bene disponibile o indisponibile? Cioè, io posso disporre della vita umana? Allora, è vero che, come qualcuno ha giustamente scritto, voi sapete, questa legge è stata approvata da poco e sarà pubblicata, a meno che il Presidente della Repubblica, come speriamo, ecco, essendo cattolico, non dovesse rifiutarsi di firmarla, cosa che può fare, perché adesso vedremo, ci sono dei passaggi della legge che spero che poi nelle sedi opportune si cerchi di chiamare in causa la Corte Costituzionale, perché la legge, tra le altre cose, come tutti sanno, proibisce addirittura l'obiezione di coscienza, cosa questo che è assolutamente, assolutamente inconcepibile anche in uno stato di diritto. Quindi è evidente che le organizzazioni cattoliche, come alcune già stanno facendo, spero che poi si organizzeranno, perché la legge si è dichiarata, almeno sotto questo aspetto, incostituzionale, perché tu non puoi obbligare nessuno ad agire contro la propria coscienza su temi di questo genere. D'accordo? Anche l'operazione che è stata fatta, diciamo, per approvare velocemente questa legge, cioè, non è mio compito fare il politico, dare giudizi politici, ma è, per quanto ne so e per quanto ho capito, assolutamente non accettabile. Cioè, queste sono cose grosse, d'accordo? Ecco, quindi non si possono... Allora, la vita è un bene disponibile oppure no? Allora, stavo dicendo, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale presumibilmente ai primi del 2018. Sinistra coincidenza, diciamo così, perché proprio nel 1978 fu approvata tragicamente la legge 194 sull'aborto. Quindi abbiamo capito, c'è stato un arco orribile che comincia dalla vita nascente e va a finire alla vita morente, passando poi per tutte le altre manipolazioni di vita che ci sono state nel corso di questo tempo, d'accordo? Cioè, per esempio, la fecondazione assistita. La fecondazione assistita non è moralmente illecita soltanto perché la vita nasce in una maniera diversa da quella naturale, d'accordo? Cioè, questo è il motivo per cui è illecita l'inseminazione, e c'è solo questo di motivo di illiceità da un punto di vista morale, ma nella fecondazione artificiale vengono sicuramente eliminati alcuni embrioni, senza dubbio, perché la famosa legge 40 approvata in Italia limita il numero di embrioni da impiantare, nella consapevolezza che alcuni di essi moriranno, capite? Senza dubbio. Per cui lì io posso, per il mio desiderio sfrenato di avere un figlio, prendere delle cellule fecondate, cioè degli embrioni, il cui patrimonio genetico ha già tutto quanto il programma della vita umana, cioè il mio DNA attuale è lo stesso di quello che aveva il mio zigote, identico, d'accordo? Spiccicato. E proprio perché lo zigote c'era quel patrimonio genetico, che io sono quello che sono oggi, cioè... Non, cioè, capite, non serve neanche ricorrere alla verità di fede, che uno può non crederci,
anche perché non è ancora dogmaticamente definita, è una dottrina comune però nella dottrina cattolica, per cui questo è fino a prova contraria, cioè non serve pensare che l'anima sia infusa subito nello zigote, perché se uno vuole fare un discorso laico, cioè il discorso laico è che il DNA di uno zigote c'ha tutto il programma genetico di un uomo adulto, d'accordo? E se noi siamo, come dire, quello che siamo oggi, è perché siamo stati zigoti. Per cui se tu elimini uno zigote, elimini una vita umana, punto, d'accordo? Cioè, io veramente delle volte mi chiedo, ma come si fa a fare una cosa del genere? D'accordo? Cioè, perché se uno vuole non ragionare, neanche in termini, come dire, ragionevoli, cioè da essere umano, deve essere fatto capire questo qui, no? Deve essere spiegato. Per cui già la legge sull'aborto è di per sé stessa, cioè, un feto non è un grumo di cellule, d'accordo? Perché quel grumo di cellule, come lo chiamano alcuni, Io sono quello che sono oggi, perché sono passato per quello stadio, d'accordo? E se mia mamma non mi avesse accolto e mi avesse abortito, io qui non ci starei. Ma questo è talmente tanto evidente, cioè, capite? Allora, la legge sull'aborto pone il problema, può, dice, l'utero è mio, lo gestisco io, dicevano le femministe, ma tu puoi disporre di una vita umana, che ti sei ritrovato nella stragrande maggioranza dei casi volontariamente, capite? Anche se a suo tempo si facevano sempre i casi limiti, come sempre si fa per far passare le leggi astruse, c'è sempre la tecnica del caso limite. Allora, io mettiamo una suora stuprata durante una pulizia etnica, è giusto che si tenga il bambino? Questo è già un altro problema, come dire, morale, no? Ecco. Che capite? È da discutere se sia giusto o non. Ma questo è un caso limite, questo qui, d'accordo? Perché la stragrande maggioranza dei concepimenti non avvengono in questa maniera. Grazie a Dio, no? Allora, dal 78 al 2018, problema di fondo: la vita è disponibile? È disponibile? Allora, a mio modestissimo avviso, no, perché il suicidio è tuttora proibito anche dal codice penale, d'accordo? È proibito, cioè è così com'è proibito l'omicidio, d'accordo? L'omicidio è un reato, il suicidio è tuttora proibito. Allora, che cosa si è fatto? Come per l'aborto si è andato a inventarsi la storia che l'aborto non sarebbe un omicidio perché queste cellule sono, come dire, un grumo di cellule. E viceversa, dentro una visione, come dire, oggettiva, cioè da un punto di vista morale, per questo che per l'aborto c'è tuttora la scomunica, cioè il Papa quando ha consentito a tutti i sacerdoti di assolverlo è perché ha, come dire, ha dato l'indulto a tutti quanti di poterla rimettere, cioè ancora c'è, capite? Perché? Perché è una cosa particolarmente grave perché è fatta su un soggetto che non si può difendere e che è completamente abbandonato all'amore, all'accoglienza della mamma, capite? Allora, devi ricorrere a qualcosa, però se uno pensasse a una cosa di questo genere, con la ragione scevra da pregiudizi, da preconcetti o da cose che comunque doveva per forza perseguire, ci arriverebbe, anche senza bisogno di ricorrere a, ti ripeto, valori confessionali o religiosi, d'accordo? Così il termine della vita, cioè se uno si dovesse suicidare, che prende la pistola e si spara sulla tempia, cioè, diciamo che nessuno incoraggerebbe un gesto di questo genere, no? Direbbe, cioè, certamente dietro i casi di suicidio, lo sappiamo, ci possono stare delle situazioni umanamente veramente disperate, per cui che non si debba mai giudicare, specialmente per noi credenti, la persona, ma non i comportamenti oggettivi, questo non ci piove, però i comportamenti oggettivi vanno giudicati, vanno valutati. D'accordo? Allora, tu puoi disporre della tua vita, cioè è lecito questo qui? Cioè, anche da un punto di vista, come dire, dato che è un problema vecchio del cosiddetto stato di diritto, e prima di questo di altro, dal punto di vista giuridico, della separazione dell'etica
dal diritto, no? Questa è storia vecchia perché ha studiato la legge. Quindi, allora, da un punto di vista giuridico, cioè, tu, Stato, tu pensi che il tuo cittadino possa disporre della sua vita? Allora, la risposta a questa domanda è molto semplice. Allora, uno ci arriva. Io, la mia vita, sull'inizio della mia vita, io personalmente non posso disporre, possiamo noi decidere di venire al mondo? Oppure posso io decidere appena concepito, no, non ci voglio venire, me ne voglio andare? No. E il fatto che tu praticamente non puoi decidere se venirci o no al mondo, credente o non credente che sia, d'accordo? E non puoi rifiutarti tu di venire al mondo, non ti mette, come dire, un moscerino nell'orecchio per dire, ma non è che forse questa cosa, se io non ne ho la disponibilità nel poterla accettare, forse potrebbe essere qualche piccolo problema, così frettolosamente andare a disporne circa la fine, cioè se non ho potere sull'inizio, sono sicuro che ho potere sulla fine, oppure no? Le risposte a certe domande, specialmente alle domande, queste sono domande che potremmo definire filosofiche, no? Non sono domande scientifiche per cui potrò fare il teorema di Pitagora, ma ad una ragione ben disposta, cioè che voglia ragionare, d'accordo? Onestamente, c'è questo indizio, d'accordo? C'è questo indizio. Inconfutabile. D'accordo? Perché adesso possono farci di tutto con la vita nascente. Uno può abortire, può fare la contraccezione, è quello che si può fare, non quello che è bene fare. D'accordo? Puoi fare la fecondazione artificiale, puoi fare l'inseminazione, si può fare tutto, d'accordo? Ma da parte di altri. Ma il soggetto interessato, poverino, anzi, sta lì guardando se mi vogliono ci sto, se non mi vogliono non ci sto, se mi fanno nascere in provetta, nasco in provetta, se nasco da una. Capite? Non ci possiamo fare niente. Ecco, d'accordo? Allora, se non ci possiamo fare niente sull'inizio, siamo sicuri che ci possiamo fare qualcosa sulla fine? Punto interrogativo. Quindi la vita è un bene disponibile? È chiaro che questo discorso, appena lo passi nell'ambito di un discorso di fede esplicito, sono domande retoriche, d'accordo? Perché Dio è la vita, Dio è l'origine della vita. Dio dona la vita e Dio si riserva il diritto assoluto di decidere se donarla, quando donarla e quando porvi termine. Non lo possiamo fare noi. Cioè, per noi figli di Dio, dentro un discorso cattolico, la natura va sempre, come dire, ecco perché per la Chiesa è tuttora importantissima la legge naturale, non violentata nel suo corso. Non violentata nel suo corso. Uno dei motivi per cui, da un punto di vista morale, è illecito il ricorso alle forzature per la nascita della vita, è questa forma di violenza. Perché dentro un orizzonte di fede, tu fai un atto di fede, non nasce la vita, non nasce la vita perché per i suoi particolari e incomprensibili disegni, Dio non ha disposto che io ricevessi questo dono e lo accetto, d'accordo? E lo accetto. Nasce una vita non perfettamente integra, questi nostri poveri fratellini e sorellini che portano su di te il peso del male del mondo e nascono con qualche brutta malattia congenita che purtroppo li segna a vita. Che facciamo? Lo ammazziamo con l'aborto eugenetico? D'accordo, so che un figlio, facciamo l'amniocentesi, così se il bambino è malformato lo ammazziamo. Una cosa del genere veniva fatta ai tempi dei nazisti in Germania. Siccome bisognava fare la razza ariana, tutti i malati e gli storpi li facciamo secchi e non li facciamo nascere proprio. Cioè, una cosa di questo genere che sembrerebbe civiltà, ma questo è un orrore, d'accordo? È un orrore. Cioè, tu selezioni chi ha il diritto di io o chi non ha il diritto di io, a seconda se è malformato o se non è malformato. Vedi i cosiddetti temi di bioetica. Sono mostruosità. È chiaro che il contorno,
la cornice con cui vengono presentate queste cose sono, no, ma per carità, cioè la dignità della vita, come stanno dicendo, se nasce un poverino, lo condanni a vivere una vita bruttissima, oppure un povero malato terminale che sta male, guarda come si riduce, è una cosa indegna dell'essere umano. E qui entriamo al terzo punto, la sofferenza. La sofferenza. Il grosso problema dell'uomo contemporaneo, e di quello di oggi in particolare, è che il problema sofferenza lo vuole in tutti i modi possibili, come dire, arginare e gettare dalla finestra. È evidente che sul problema sofferenza, con il processo, diciamo così, di rinnegamento globale che è stato fatto della fede cattolica, noi viviamo, cioè l'Europa, questo non è un mistero, questo qui è in Europa, cristianesimo vissuto bene, siamo rimasti una minoranza assoluta, d'accordo? Perché sono anche moltissimi cattolici tiepidi, adesso non vorrei dire delle cose abbastanza evidenti, insomma, no? Però molte personalità coinvolte nella promulgazione di queste leggi, o quantomeno nelle firme che ci hanno messo, erano sedicenti cattolici o appartenenti al mondo cattolico. Cioè, io, e conosco bene la legge perché ho studiato la legge, quindi lo so, io lo so che se sono il capo dello Stato, del governo, se mi approvano una legge, io la devo firmare, d'accordo? Questo è il mio compito istituzionale, ma nessuno mi vieta di dimettermi se la mia coscienza mi dovesse rimproverare. D'accordo? E non posso lavarmi le mani, dici lo devo fare per forza. Io non sarei buono a fare una cosa del genere. Non voglio giudicare chi faccia diverse, ma io non lo farei. D'accordo? Dico benissimo. E a questo punto, dal momento che la mia coscienza viene prima di ogni altra cosa, io mi dimetto e non ce la metto la firma. Poi non lo faccio. D'accordo? So benissimo che l'ordinamento giuridico non prevede questa cosa qui, cioè che le mie motivazioni personali non devono interferire, ma quando si toccano cose troppo grosse faccio un passo indietro, capite? Non possiamo noi, come dire, cattolici credenti, questo vale anche per la vita comune, nascondersi del fatto, ma tanto se non lo faccio io, un altro al posto mio farà la stessa cosa, non fa niente, così legittimi di tutto e di più, non fa niente, è comunque una piccola testimonianza che uno lascia, no? Allora, la sofferenza, terzo punto, perché poi parliamo nell'ultimo punto, che è molto importante, della coscienza, ecco, anche per spiegare bene alcune cose e alcune problematiche, ma la sofferenza può essere totalmente esorcizzata, perché il problema chiaramente del biotestamento, della cosiddetta eutanasia, quali sono? Non far soffrire troppo una persona. Attenzione, non è cosa buona che le persone soffrano, d'accordo? Perché nessuno vuole far soffrire nessuno, d'accordo? Punto. La sofferenza c'è, d'accordo? Siamo sicuri che la sofferenza terrena sia il male assoluto, e qui si manifesta proprio in tutta la sua, perché sul tema della sofferenza è difficile evidentemente affrontare il tema della sofferenza se non si è illuminati dalla croce di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, mentre per il problema della vita ci si può arrivare con la ragione, mentre con il problema della disponibilità del bene vita e di poter intervenire arbitrariamente sulla vita propria e altrui, se uno si sforza di ragionare in maniera non faziosa, non apodittica, non costruendo dei ragionamenti perché vuole per forza portare l'acqua al proprio mulino, ci potrebbe arrivare. Sulla sofferenza è un pochino difficile, perché la sofferenza sappiamo benissimo che è uno scacco, è uno scandalo per la razza umana, e qui si manifesta tutto, come dire, la situazione drammatica di di cristianizzazione totale, proprio di abbandono del cristianesimo, perché senza la croce di Cristo la sofferenza, la luce, non la trova. Non solo non trova luce la sofferenza, ma non trova neanche spiegazione. Perché soffriamo? Perché c'è la sofferenza nel mondo? Da dove viene? E sapendo da dove viene, come va affrontata?
Allora, qui senza il crocifisso, ripeto, ci perdiamo. Ma la fede cattolica ha una luce su questo. La sofferenza numero uno non viene da Dio. Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi, se il libro della sapienza. Tutte le creature sono sane ed erano state e sono create da Lui perfette, eh? Sono create tuttora da Lui perfette, eh? Perché se la mia anima e la razza umana non contraesse il peccato originale, gli uomini anche adesso sarebbero tutti perfetti, eh? Il problema è che noi oggi proprio l'ABC della fede l'abbiamo completamente smarrito. La sofferenza è venuta nel mondo a causa del peccato, questo bisogna dirlo, cioè dell'essersi allontanati da Dio e dalla sua volontà, punto. Questo ha scatenato tutto il finimondo, capite? Comprese, secondo una visione ampia della liberazione, i fenomeni brutti della natura che causano sofferenza, disagio e morte, eh? La creazione stessa, dice San Paolo, sta soffrendo in attesa della manifestazione dei figli di Dio. Cioè il peccato è stato una cosa talmente brutta che ha riverberato i suoi effetti nefasti addirittura sulla creazione e si è rivoltata contro l'uomo. Questa è la dottrina cattolica, questa qui. Io non sto adesso vaneggiando con cose mie, eh. Se aprite il catechismo ne trovate scritte queste cose, eh. Catechismo della Chiesa Cattolica. E che cosa bisogna fare dinanzi alla sofferenza? Ma che cosa ha fatto Gesù? Perché Gesù è andato in croce? Perché Gesù è andato in croce? E non si è limitato, venendo sulla terra, a predicare il Vangelo, a dire fate i bravi e cerchiamo di farla finita. Perché? Perché, come ha fatto a redimere l'umanità? Allora, la sofferenza, che è il frutto del nostro peccato, lui, senza peccare, se l'è presa tutto su di sé, in modo tale che, distruggendo l'effetto, fosse distrutta pure la causa. E i peccati cancellati, perché sofferti dall'unico innocente, che aveva la dignità di Dio. Guardate che è proprio, capito, ABC. E che cosa ci ha insegnato a noi? Se la sofferenza l'ho presa io per la tua salvezza, quel poco, che è niente in confronto a quello che ha sofferto Gesù, niente. Io prima di fare questa trasmissione mi sono fatto la 19ª ora della Passione di Luisa Piccarreta, che se qualcuno ha la pazienza di andarsela a vedere, vada a vedere quello che ha sofferto nostro Signore. Per cui non esiste nessun uomo sul pianeta, ma nessuno, nessuno, che possa nemmeno lontanamente soffrire, ma neanche un miliardesimo di quello che ha sofferto nostro Signore Gesù Cristo e la sua benedetta madre. Quindi nostro Signore se l'è presa tutta, quella prodotta da noi su di sé, tutta, bevendola fino all'ultima goccia, per liberarci dagli effetti e dalla causa, perché la sofferenza cesserà, è limitata al pianeta Terra, per chi raggiungerà la salvezza, cesserà. Quel poco che ti rimane, non considerarlo una maledizione, ma è quel poco che il nostro Signore permette che raggiunga anche te. Ricordo che non la vuole Dio la sofferenza, ma adesso ci si trova e l'ha semplicemente redenta e ha insegnato a redimerla, perché tu sulle sue orme pazientemente la prendi e la usi come strumento di espiazione, di purificazione, in attesa della cessazione di essa, che ci sarà terminata la vita terrena. Quando cesserà? Quando Dio vuole. Punto. È chiaro che senza un orizzonte di fede questo discorso cessa di esistere. E l'uomo si trova dinanzi alla sofferenza, l'uomo vuole soltanto stare bene e quindi cerca di fare di tutto, d'accordo? Ma purtroppo dalla sofferenza e dalla morte non può scampare, d'accordo? Per cui non è che facendo queste cose finiranno le sofferenze. No, facendo queste cose ne arriveranno altre di sofferenze, secondo la visione cattolica, perché queste cose agli occhi di Dio sono peccati gravi. Per cui ogni volta che si fa un peccato grave, questo la gente non lo capisce, si produce male, sofferenza e morte. Cioè il peccato, io sono anni che predico queste cose qui, d'accordo? Questa è pura dottrina cattolica. Il peccato è una fabbrica di male, d'accordo? Una fabbrica. Cioè,
Se tu hai avuto una gravidanza indesiderata, d'accordo, ti devi levare il problema di questo che non sai che farci. Non è che fatto l'aborto ti sei tolto il problema, fatto l'aborto hai causato tanti di quei disastri che ti piomberanno addosso per tutta la vita. Ha voglia di dire io sono ateo, non me ne frega niente, non ci credo. Cioè, è così, d'accordo? È così. È un fatto oggettivo. Uno su questo certamente ci può credere o non ci può credere. D'accordo? Capite? E veniamo adesso al problema di coscienza. Qui c'è già una domanda, d'accordissimo, in quanto malato accetto la sofferenza, ma sono medico e il paziente non vuole più che io lo curi. Allora, il discorso è questo qui. Un medico, io avevo buon'anima di mio cognato che faceva il medico, me l'ha fatto vedere il giuramento di Ippocrate. Il medico esiste per curare la malattia. Il medico non esiste per dare la morte, il medico esiste per dare la vita. Ora facciamo attenzione, attenzione, per noi cattolici, e qui dobbiamo richiamare in causa i cattolici, la vita terrena non è un valore assoluto. Spero che nessuno si scandalizzi. Cioè, non è che noi stiamo barbicati, dobbiamo per forza salvare la vita, dobbiamo farlo campare più a lungo possibile come i pagani, che siccome non credono che ci sia nient'altro, si aggrappano alla vita terrena perché finita la vita terrena ci sta più niente e quindi cerchiamo di stare sulla terra più, almeno 5 minuti in più. D'accordo? Non è questo il motivo. Per noi cattolici il motivo è che è nostro Signore che decide se è necessario per te un pochino di purificazione, quanta ne è necessaria e fino a quando ti è necessaria, per il tuo bene. Perché altro aspetto è che oggi non ci si crede più, nessuno ci crede. Nessuno ci crede. Se tu non hai raggiunto un sufficiente grado di purificazione dei tuoi peccati e muori in grazia, poi ci sarà il purgatorio. Queste cose qua, sono sicuro che se la sentite, è ancora il purgatorio. Wow. Il purgatorio di cui non io, ma San Tommaso d'Aquino dice che la minima delle pene del purgatorio, la minima. Quindi anche se ti andasse bene che stai nel posto dove si soffre di meno, non è paragonabile alle più gravi pene della vita terrena. E c'è una circostanza aggravante, che il tempo in purgatorio non scorre come qui. Ci sono le testimonianze, tantissime. Cioè, una settimana di purgatorio, secondo il nostro computo, vale come 100 anni di sofferenza. Questo è quello che dicono probati autori. E testimonianze da parte di chi ha avuto autorevolmente qualche notizia dell'aldilà lo conferma. Allora, cosa è meglio, che soffri un pochino qui durante la malattia o che soffri se stai in grazia a tempo indeterminato in purgatorio? E se tante volte in grazia non ci stessi e se magari quel tempo di sofferenza servisse a rimetterti un pochino in grazia di Dio? Che cosa vogliamo fare in quel caso? Cioè, se quel pochino di sofferenza servisse a aiutare il tuo incontro con il Signore e magari ti scampasse dalla rovina eterna. Oggi nessuno più parla di queste cose. Cioè, il fatto che esista la possibilità reale di dannazione, nonostante che ci sia ancora il catechismo della Chiesa Cattolica che dica che all'inferno ci va chi muore non in grazia di Dio, cioè in stato di peccato mortale. Cioè, di fatto questa qui è diventata una formula teorica che tanto poi non raggiunge nessuno. Non è mica così, eh? Tante volte il Signore ha usato la sofferenza come strumento di salvezza. Io sono prete perché ho visto il mio carissimo amico Francesco, lo sanno tutti che mi conoscono, dopo un anno di Via Crucis, con uno dei peggiori tumori che ti possa prendere, morto il giorno del suo compleanno a 23 anni, affrontare quella sofferenza ed essere trasformato da quella sofferenza. Perché Francesco era un bravissimo ragazzo, ma santo non ci era, e mi sta sentendo adesso, l'ho sentito raccontare 2000 volte la storia. Cioè, santo era un bravissimo ragazzo, ma come tutti quanti i ragazzi di 18, 20 anni, 21, non era un criminale, d'accordo? Ma che io sapessi quando eravamo amici, non voglio dei peccati suoi, a messa tutte le domeniche non ce lo vedevo, d'accordo? Ma lo so io cosa è successo durante la sofferenza della malattia di prima. Io veramente ho trovato davanti a me un'altra persona, perché è entrato in ospedale un amico, un bravo ragazzo, e è uscito orizzontale dall'ospedale, a mio avviso un santo, e io non sono uno di quelli che dà facilmente gli attestati di santità, eh?
Cioè, io per Francesco non ho mai pregato, mai, mai, ed non sono uno di quelli che manda tutti in paradiso perché ce lo dico in continuazione, d'accordo? Per dire, mai. Allora, la coscienza, questa legge proibisce anche alle autorità, come dire, agli istituti ospedalieri di ispirazione cattolica a disattendere le eventuali disposizioni anticipate di trattamento. Qui qualcuno dice di spiegare meglio cos'è il testamento biologico, ma l'ho spiegato. Il testamento biologico vuol dire che tu prendi un pezzo di carta e dici: se mi troverò ad avere una malattia grave per cui fosse necessario per mantenermi in vita l'idratazione o l'alimentazione artificiale, io non le voglio, lasciatemi morire in pace. Adesso sto semplificando, d'accordo? Ma è questo il testamento biologico, d'accordo? Ecco. Questo è il testamento biologico, vuol dire che io anticipatamente dispongo degli ultimi momenti della mia vita e decido se, come e quanto farmi curare. Può un essere umano fare una cosa di questo genere? Capito? Allora, ma la coscienza, cioè ragazzi, può essere coartata? Allora, come stavo accennando prima, la coscienza non può essere coartata in nessun modo, in nessun modo, in nessuno. E evidentemente io faccio i miei complimenti perché alcune istituzioni già hanno cominciato a far alzare la voce. Per esempio il Cottolengo, ho letto un articolo l'altro giorno che dirà: noi faremo obiezione di coscienza, la legge non ce lo riconosce, adiremo alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dirà che non possiamo fare obiezione di coscienza, andremo in galera. Ci sono stati dei laicisti che per ottenere e le loro vittorie laiche sono state in galera, hanno sofferto, ma mica noi saremmo da meno da loro, no? Non possiamo? Cioè, o chiudono gli ospedali cattolici, oppure, trovandosi in queste situazioni, ma cioè, tu puoi chiudere un ospedale cattolico? Cioè, veramente, oppure tu mi puoi obbligare a fare una cosa che io non voglio fare, non la faccio questa qui, d'accordo? Non la faccio. Quindi, se uno vuole fare una cosa di questo genere, vada in una struttura laica, almeno rimane, come dire, la testimonianza, perché noi la testimonianza la dobbiamo dare. Cioè, noi non abbiamo il potere, purtroppo non ci stiamo in Parlamento, siamo in minoranza, e quei pochi che ci stanno, spero che ci siano i cattolici, ma per uscire fuori queste robe qui, sta legge ha avuto 70 voti contrari, soltanto 70 cattolici stanno nel Senato? Boh, cioè, non lo so. Allora, però, quello che possiamo fare, se non possiamo impedire purtroppo tutto quanto il male, possiamo dire: io questo non lo faccio e non lo farò mai. Allora, la coscienza, cioè, però è molto preoccupante che in una legge del genere non solo non sia prevista, sia proibito di fare obiezione di coscienza su un tema così delicato. Ah, questa è una cosa abbastanza preoccupante, questo fa capire anche l'aggressività, come dire, che a volte ha un certo tipo di mondo, diciamo, che si presenta come rispettoso, d'accordo, per carità, e poi non è poi così tanto. Noi sappiamo, questo dobbiamo sempre ricordarlo, un credente non smette mai di essere credente, e qualora anche nell'interazione con le leggi dello Stato, che ordinariamente vanno tutte osservate, d'accordo? Perché, come scrive nel Nuovo Testamento, obbedite all'imperatore, osservate le sue leggi, per carità, ma non quando una legge va contro la mia coscienza. Tu non puoi obbligarmi a fare una cosa che va contro la mia coscienza, non puoi. Non è possibile, perché al di sopra della legge umana c'è la legge di Dio. E nessuno può andare mai e per nessun motivo contro la propria coscienza, mai. Guardate che San Tommaso d'Aquino dice che non si può andare contro la propria coscienza, e questo deve essere capito bene. Io qui ricordo tempo addietro un intervento non molto capito, ecco, perché il contesto non era adeguato, ecco, anche da parte di qualche autorità cattolica. Allora, San Tommaso d'Aquino dice che la coscienza, cioè la coscienza è quella cosa
profonda, interna, che ti dice questa cosa non si può fare perché è sbagliata, oppure questa cosa la devi fare perché è giusta. D'accordo? La coscienza non è frutto dei nostri ragionamenti. Ogni uomo che sia sincero con se stesso ne sa riconoscere la voce. È una cosa profonda, d'accordo? Cioè, i nostri ragionamenti, quando noi abbiamo in testa una cosa che è sbagliata, noi ci facciamo mentalmente 35.000 buone giustificazioni appunto per giustificarla. Ma anche dietro tutte queste giustificazioni c'è sempre il campanello che dice: tu puoi fare tutte quante le giustificazioni che ti pare, ma sta cosa non si può fare. Allora, questa voce dice San Tommaso va seguita anche, attenzione bene, quando fosse oggettivamente erronea, cioè se la coscienza a causa della tua poca formazione ti suggerisse, anzi ti imponesse di fare una cosa che non è il bene oggettivo, tu devi farlo, fino a qua, fermo restando il dovere che hai di formare la coscienza. E quindi con l'apertura del cuore capire che quella cosa di cui eri convinto è sbagliata. Fino a questo punto è inviolabile la coscienza, perché nella coscienza si annida e c'è la voce di Dio. Quindi la coscienza deve essere rispettata, deve essere. Sempre è sacra e inviolabile di qualunque essere umano. A maggior ragione, insomma, la coscienza di un medico che sa benissimo che, cioè, se io sono un medico e sto curando un paziente, se so che se non gli faccio una certa terapia morirà, se so che se gli interrompo un certo tipo di trattamento per alimentarlo morirà, se non lo idrato morirà, dice: ma questi sono atteggiamenti eccessivi. Calma, calma. Atteggiamenti eccessivi in che senso? Cioè, noi dobbiamo capire che la medicina è una scienza in continua evoluzione, d'accordo? E quindi, se il progresso scientifico consente degli strumenti che prima non c'erano, li usi. Altrimenti, se uno comincia a parlare, se uno non usi questo progresso, dovresti arrivare all'assurdo che se la ricerca scientifica ti trova una terapia nuova per una malattia incurabile, che facciamo? Non la mettiamo in pratica perché è il progresso scientifico? Perché è una cosa eccessiva, perché è frutto di troppo lavoro? Cioè, si diventa ridicoli, d'accordo? È certo che possono esistere, questo è un tema poi che affrontano gli addetti ai lavori, dei trattamenti che sono oggettivamente spropositati, esorbitanti, in relazione a tutta una serie di circostanze che vanno valutate, il caso dell'accanimento terapeutico, no? Quindi la sproporzione immensa, diciamo così, tra per esempio, l'aspettativa di vita è veramente il tipo di trattamenti assolutamente forzati che si devono fare su un paziente che ormai è spacciato, d'accordo? Che non c'è nessuna possibilità di soluzione. Sono tematiche delicate, d'accordo? Certamente, perché poi qui il confine diventa molto molto sottile. Se si aprono anche i libri di bioetica, in alcuni casi anche qui limite, diventa molto difficile stabilire il confine tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia, ma sono sempre casi limite, quindi si deve fare una distinzione tra l'ordinarietà e la straordinarietà e non far diventare lo straordinario ordinario. Ecco, io penso che sicuramente, insomma, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però penso che sia il caso di fermarci qui, ricordando la dimensione fondamentale. Cioè che su queste tematiche ci si accosta anzitutto con un pochino di sana ragionevolezza fino a dove è possibile. D'accordo? Che si debba rispettare la coscienza, per esempio, lo sa anche un laico, lo sa. Cioè nessuno vuole essere coartato. Cioè tu non mi puoi imporre una cosa che va contro i miei principi. Quindi tutto quanto questo discorso, attenzione, l'unica cosa che richiede veramente un'attenzione di fede è la problematica della sofferenza. Dinanzi a quale la ragione umana sta in scacco e cerca di difendersi in tutti quanti i modi possibili, ma tutte le altre cose possono e devono essere tutelate e difese da noi anche in sede di ragionevolezza, perché possono essere condivise e perché comunque possono essere tutelate, dovranno essere probabilmente tutelate anche nelle sedi opportune, civili, perché se proprio vogliono fare una cosa di questo genere, quindi se questa legge in teoria
può essere consentita in uno stato di diritto inteso, lo stato di diritto come viene inteso oggi, su questo però non parliamo perché sarebbe un altro intervento, tuttavia non puoi proibire a chi ne fosse coinvolto di dire fate pure, ma io non coopero, io non sono d'accordo, la mia coscienza mi rimorde, io non ci sto. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione e mando la mia benedizione. Ave Maria.